Sentite un attimo l'attenzione, ci siamo. Questo è un momento molto emozionante perché sto per presentare mio fratello. Nella vita si fanno alcune cose importanti, in genere ci si sposa, si fanno i figli, si scrivono i libri, si incidono i dischi, non me ne ricordo altre, si costruiscono edifici. Questi appuntamenti sono importanti perché rendono immortali. È l'obiettivo. Eh sì, perché il vantaggio di fare l'artista e certi artisti è che in queste situazioni si consegna alla storia un pezzo, qualche cosa che rimane. Gli edifici più o meno resistono nel tempo, però hanno scoperto che i libri sono quelli che resistono di più nel tempo. Allora vuol dire che un libro significa consegnare alla storia qualcosa di immortale. Questo non è un libro finto, non è un libro banale. Insomma, io non posso essere molto orgoglioso di fare questa presentazione, però non voglio perdere troppo tempo e dare subito la parola all'autore, Lorenzo Moneta. Grazie. Ringrazio immediatamente i padroni di casa che sono stati gentilissimi ad accogliermi, ad accoglierci, e a un certo punto mi sono reso conto che stavo scrivendo tutta sempre la stessa storia, cioè magari stavo scrivendo un racconto, magari avevo fatto un incipit di qualche cosa, o magari un semplice appunto sul diario. All'improvviso mi sono reso conto che erano tanti vagoncini dello stesso treno, e quindi a quel punto ho cominciato a scrivere. Scrivere il libro è stato relativamente semplice, ci ho messo un paio d'anni, e poi tra trovare l'editore, farlo stampare e fare la presentazione ce ne sono voluti altri 9 circa. Non c'è molto da ridere, ve lo dico subito, perché tratta del famigerato tema degli ex. Non è un libro sugli ex, è un libro su un particolare tipo di ex. Tutti gli ex, spesso e volentieri, e questo è un po' l'enunciato del teorema, ce n'è uno che ci ha particolarmente demolito, per non dire devastato. Il problema è che il devastatore non è semplicemente un ex che ci ha fatto male, perché in quel caso rientrerebbe nella prima categoria, quelli seek and destroy, quelli che se incontri li ammazza e basta. E il devastatore è una persona un po' particolare, è una persona con la quale si ha subito la certezza di farsi del male. Il devastatore è una persona della quale ci si innamora, con la quale magari c'è una bella intesa sessuale, una grande passione, una di quelle cose che bruciano, no? Quando si dice ah, il fuoco, il fuocherellino che dura per sempre, o la vampata che dura un attimo, la vampata che dura un attimo. Però in questa vampata ci sono nascoste, come dire, nascosti tanti errori, tanti difetti strutturali. Qua c'è un sacco di architetti, ma pure chi non è architetto capisce la voce sinistra del senso della parola difetto strutturale. E uno può dire, vabbè, allora il devastatore è semplicemente un ex che sapevi che era meglio non incontrare. Nemmeno. Il devastatore è una persona alla quale diamo un potere immenso, ed è quello di farci essere esattamente come vogliamo. Quindi la parte più dolorosa del perdere questa persona non è tanto aver perso quella persona. Ah, mi ha lasciato, non la vedo più. No, è che la persona che ci manca veramente siamo noi stessi come eravamo con quella persona, tra amicizie, amici di amici, parenti, eccetera. E questa cosa capita spesso in chi chiaramente non ha del tutto magari risolto delle cose con se stesso, ma non è ancora la persona che vorrebbe essere, c'ha un po' di cose col passato che non ha del tutto risolto, quelle classiche cose che uno accantona da parte, dice un giorno o l'altro le affronto, mo devo andare a fare la spesa. E allora la domanda è: se il grande amore della nostra vita non vuole essere il nostro grande amore, probabilmente non è il grande amore, ma questa è una cosa che chissà perché nessuno vuole crederci, forse perché siamo tutti quanti rimpinzati da tonnellate di film, libri e canzoni che dicono no, non importa quello che pensa quello, l'importante è che tu ami. Poi se quello non ti ama sono affari suoi, intanto tu però gli scrivi canzoni, gli dedichi i libri, gli giri dei film, gli mandi delle rose, gli ammazzi il fidanzato, il tuo rivale, legittimamente, che ne so, cose del genere. Però mi sono accorto anche di un'altra cosa, anche questa forse un po' forte, però ci credo fermamente, è un po' amata, che i sentimenti, che dovrebbero essere la cosa che ci distingue dai sassi, dalle piante, insomma che ci rende umani, spesso e volentieri nei sentimenti, e quindi ci rende umani, quindi bizzarri, imprevedibili. In verità questa è tutta un'invenzione del cinema, di un certo cinema. Mi sono reso conto che spesso e volentieri
è proprio nei sentimenti che siamo terribilmente scientifici e prevedibili. Ho strutturato il romanzo come un teorema, l'ipotesi, la tesi, la dimostrazione, il corollario, cioè i personaggi del mio romanzo e la loro vita è scandita proprio dalle parti che dimostrano il teorema. Romeo è uno studente di architettura che ha questa storia con una studentessa particolarmente brava, particolarmente originale, però estremamente bloccata. Lui la aiuta a sbloccarsi, aiutandola si rende conto che il suo progetto diventa bello, bellissimo, eccentrico, pazzoide, originale, e si rende conto che la stessa cosa la può dire di lei. Segue storia, come secondo i canoni, storia molto appassionata, molto vivace, non entro nei dettagli anche perché ci sono dei minori, e il nostro devastando, il nostro povero Romeo, va proprio a faccia in avanti in questa storia, sapendo quello che rischia, perché la persona non è che dice no, io sono una persona tranquillissima, non ti preoccupare, no. Lei vive se stessa, proprio come i bambini, non è che c'ha una morale, lei semplicemente è la sua devastatrice, lo sa, tenta pure di avvertirlo, ma lui, eroe dei due mondi, lascia che la storia vada avanti. E dopodiché intrecciata la loro storia, c'è la storia dei viaggi di Romeo, come una specie di Odisseo del 2000, come una specie di Ulisse, se ne parte per un viaggio di espiazione che lo tiene lontano da Roma per alcuni anni. Non è una citazione di On the Road, non è il mito del viaggiare non tanto per la meta quanto per il viaggio. Insomma, un viaggio nel quale tenta semplicemente di espiare quello che ha fatto. Ha osato credere che quella fosse la persona giusta, ha osato amare. Perché spesso e volentieri a chi tenta di cambiare la vita succede questo. Chi osa, chi tenta di cambiare la propria vita in meglio, chi tenta di realizzare i propri sogni, i propri progetti, purtroppo deve essere pronto anche a trovarsi un mondo contro. Moltissima gente preferisce proprio non amare. Moltissima gente davanti a una persona che ti farà provare magari 2-3 settimane, 6 mesi d'amore folle, ma poi lo sai che ti farà male, dice no, grazie, rinuncia subito. E vuol dire, perché no? Così te salvi. Però inizia a girare, a incontrare gente, quindi la cosa che mi è sembrata carina è che lui diventa il devastatore per un anno. Per cui il cerchio non si chiuderà mai. Chi è devastatore? Spesso è devastato, in genere è proprio questo, si reagisce da devastatori quando si è stati devastati. E il nostro Romeo infatti non se ne rende conto, ma le stesse cose che rimproverava a Sveva le fa nei suoi viaggi, alle sue ragazze, alla donna che incontra. Se uno insiste, alla fine si trova in giacchetta a presentare il libro perché ha capito che gli manca proprio quello, gli manca se stesso. No, la mia era un'osservazione. Ma stai a presentare lo stesso libro che ho letto io? No, perché questa è una bellissima presentazione, sembra un libro allegro, simpatico. Ma è buffo perché uno rivede tutto il passato, le cose vecchie, se le ritrova scritte, no? Io che l'ho vissuta accanto a lui alcune cose, me le sono ritrovate. Non è la mia devastatrice, La cosa è reciproca. Però c'è stato un periodo che lui faceva il devastatore. Io. Lui faceva il devastatore e essendo compagni di classe e molti amici, per un periodo io non gli ho parlato più. Perché vedevo tutto sto suono dei ragazzini devastati. Madonna, non si fa io. Ora è sposato, Daniela Dossà, è arrivato bene. No, ma lei non sapeva lo stuolo. Sì, no, e quindi questa presentazione, cioè il libro è più. Ragazzi, io gli avrei menato quando ho letto il suo libro. Io non ce la facevo andare avanti, sono andata avanti proprio per l'amor aspetto. Suo. Nell'SMS che mi ha mandato un'ora dopo che l'ho finito, cioè un'ora dopo essere rinvenuta più che altro, mi ha scritto mi hai devastato. Temevo che dopo ci aggiungesse un'altra cosa, ma non l'ha fatto. È una cara amica. La gioia e l'amore sono veri dentro quel libro. Quindi c'è la gioia, c'è l'amore, c'è la vitalità, c'è la passione, ma è vero pure il dolore. C'è tutto il contrario. Esatto, c'è anche il dolore, c'è la voglia di farsi male, la voglia di perdersi, la voglia di autodistruggersi. E lui stasera per vendere sta esaltando la gioia e la felicità. Te credo. Ovviamente l'idea di un teorema, come appunto di un antidoto, io lo consiglierei. Leggetelo, almeno l'avete letto, potete dire. Non potete più far finta di sapere. Esatto. Secondo me serve. Può non aver funzionato, però. A me è servito leggerlo, l'ho letto
più o meno una decina di giorni, insomma, a pillole proprio, come se fosse... Bravo! Anche tutto insieme, come diceva signora. Ammazzare! Ammazzare anche qualcosa.